Buongiorno a tutti, io sono Stefano e questa è Pesca a Sozzona. Sono tornato ai laghi Le Colline, che vi ho fatto vedere già su un altro video dove ho pescato al carpodromo. Oggi però ho deciso di farmi una bella trotata. Guardate questa, date bella già come nuota. L'acqua è cristallina, ragazzi. Le trote ce ne stanno tante in giro, mi ero andato a mettere là. O che è successo? Che mentre sono venuto a pagare, le ho viste lì e quindi andiamo a purgarle subito dove le abbiamo viste. La giornata è un po' nuvolosa, ma oggi ho veramente intenzione di spaccargli le chiappe, ma serio, eh. Oggi parleremo di qualche argomento un po' più serio, pure se è pesca a Sozzona, però ogni tanto ci sta, perché io, diciamo, non so uno che si prepari i discorsi, assolutamente. Io dico quello che mi passa così per la mente, perché comunque la pesca è pure un momento di riflessione. E oggi purtroppo mi sono svegliato un po' più serio. Mi dispiace perché pesca a Sozzona dovrebbe principalmente far ride, ma oggi è così, ragazzi. Allora, oggi, pure se non vi piace, lo so, vi parlerò un po' del mondo del lavoro. Questo perché magari qualcuno si starà a chiedere: ma questo va a pesca tutti i giorni, ma questo che cazzo fa nella vita? Allora, io al momento sono disoccupato. Perché sono disoccupato? Di certo non per scelta mia, ma perché al giorno d'oggi nella nostra beneamata Italia va di moda il lavoro usa e getta, ovvero che ti prendono a lavorare per certi periodi con contratti a tempo determinato e quando arrivi alla scadenza semplicemente ti pisciano un culo. Io ho lavorato i miei bei 3 anni e poi incalcio un culo e via. Chiaramente non posso dire il nome dell'azienda per ovvi motivi, ma vi basti sapere che è una delle più grandi in tutta Italia e che quindi in teoria dovrebbe dare il buon esempio, ma questo solo in teoria, perché nella pratica sono dei veri esperti nel campo del lavoro usa e getta. Uno per la durata, che tra l'altro ci tengo a precisare. Il periodo non è del tutto continuativo, spesso e volentieri ti fanno un contratto, poi ti lasciano a casa, poi ti fanno un altro contratto e così via. Parliamo ora delle modalità contrattuali. A parte la durata, il contratto è lo stesso dei dipendenti fissi, comprensivo di malattia, ferie, paga e tutto quanto. E voi direte: de che cazzo te lamenti? Come in tutte le cose, fatta la legge, trovato l'inganno, perché c'è la sola anche in questo. E qui si entra nel discorso dello sfruttamento, perché chi ha il contratto a tempo determinato è come se ci avesse una targhetta con scritto stronzo suo orecchio, perché in pratica viene chiesto a queste persone di fare il doppio ma anche il triplo del lavoro che normalmente si dovrebbe fare. Oh. E vai. Al che voi direte: eh sì, ma te devi fare solo quello per cui sei pagato. Giustissimo, assolutamente d'accordo con voi. Qual è il problema? Che questi hanno messo una regola fregatura, ovvero quella della valutazione a fine contratto. Ogni volta che è finito un contratto vi viene fatta una valutazione su come siete stati bravi, quanto avete lavorato bene. Se la valutazione è negativa, il contratto voi rinnovano. E quindi che succede? Succede che magari se non avete finito la vostra mole di lavoro, arriva il capo e vi dice: no, ciccio, non sei stato bravo, quindi fai una cosa, rimani un'altra oretta, ma pure due, fai come ti pare. Poi te pagherò lo straordinario.
che a volte ve lo pagano e a volte no, quindi sempre controllare sulla busta paga. Se vi rifiutate, una volta non succede niente, due volte non succede niente, poi dopo che vi dicono? Vi dicono: guarda che non ci puoi dire no tutte ste volte, perché sta attento che poi questo va a finire sulla valutazione di fine contratto. Avete capito? Sì. In pratica vi ricattano. Oppure magari vi servono le ferie. Se gli chiedete un giorno, tutto a posto, ma magari vi volete fare una settimanella e volete andare in vacanza con la ragazza vostra o sta un po' con la famiglia, vi dicono no, guarda, non te posso dare perché te sei assunto per coprire le ferie, non te posso dare le ferie, a te paghiamo a fine contratto. Te stai qui per coprire fissi, un po' mica andiamo in ferie, capito? Sì. Oppure può capitare che state male, perché strano ma vero, ma anche i precari si ammalano. Magari gli telefonate per dire: guardate, io sto male, non posso venire, e vi dicono sì, però fidate, è meglio che te metto ferie, perché l'azienda non vuole che utilizziate la malattia, perché se vedete malati non vi rinnovano. E questo è sempre un altro tipo di abuso che vi fanno. E queste sono più o meno tutte le angherie che ho dovuto subire negli ultimi anni. Attenzione, io per mia fortuna, grazie all'educazione che ho avuto, sono una persona mentalmente abbastanza forte, ma non tutti hanno questa fortuna. Io ho visto gente che dava le capocciate al muro, ho visto gente che si metteva a piangere e poi se era andata dal posto di lavoro, gente che strillava, lanciava roba, ovviamente tra l'indifferenza dei colleghi fissi, questo mi sembra chiaro. Quindi per dire, occhio che con queste cose non ci si scherza, perché veramente ci si può rimettere la sanità mentale, e non sto assolutamente esagerando. Chi ha fatto questo lavoro e magari già ha capito di cosa sto parlando ne potrà dare conferma. Oltre al danno poi anche la beffa, perché ci sono i vecchi fissi che spesso e volentieri se ne approfittano. Magari sanno che in un particolare giorno c'è più lavoro, loro si preparano prima e vanno in ferie, perché dicono tanto poi c'è il precario che mi sostituisce e mi fa il lavoro mio, ci lavoro pure di meno, che me frega, tanto poi gli si ammucchia a lui. Che poi sono gli stessi filosofi che te fanno i mega discorsi: ah, ma te sei giovane e devi lavorare, ai tempi miei all'età tua c'avevo già famiglia, e tutte queste storie qua, no? Sia chiaro, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però c'è poco da fare, splendidi, è così e basta. Allo stesso tempo, se capita che magari fate un discorso con uno dei vostri capi e gli dite, vi lamentate un po' di questa situazione, quello vi dice: lo so, c'ha ragione, purtroppo è l'Italia, purtroppo è il sistema. Sì, è vero, è il sistema, ma tu ne approfitti. E almeno per ora mi sembra che se ne sono approfittati tutti. Gli stessi vecchi tendono poi a deridere e a umiliare i precari meno fortunati, dicendo battute del tipo ma sempre a lamentate il lavoro, oppure tanto voi non diventerete mai titolari, non entrerete mai nell'azienda. Quindi capite, me la prendo con i capi, me la prendo col sistema lavorativo, col sistema pensionistico, dirigenti, capi, capetti, colleghi, insomma me la vivo con tutti. E questa è la realtà che più o meno trovate in tutta Italia. Poi a seconda degli uffici può essere più o meno marcata, ma la realtà è questa. E perdonate l'eccessiva serietà di oggi, ma quando ce vo, ce vo. Ogni tanto è giusto fare questi discorsi. Concludo dicendo un'ultima cosa, ovvero: non vi scoraggiate, non vi abbattete, perché non è colpa nostra se stiamo in questa situazione. Mantenete sempre alta la dignità ove possibile.
chiaro che ogni tanto tocca scendere a compromessi, ma il compromesso sì, ma abbassa troppa la testa mai. In gamba, ragazzi. Mo che abbiamo fatto il discorso serio, torniamo alle cose belle, perché non so se vi state a rendere conto oggi, ma qua è veramente uno spettacolo. Si pesca proprio da Sozzoni. Io stavamo brutalmente a spaccar culo da stamattina. Oh, veramente un gran bel lago, ragazzi. Ah, che bello. Ma che cazzo c'è di meglio? E vai così. E là che è pescoso, ho visto pure un paio di sbrandoni in giro, mo cerchiamo di insidiarli. E si prosegue, ragazzi, continuiamo a prendere più pesci di una zoccola. Brutale, in modo brutale e anale. Vai così. Questa l'ho pescata veramente a vista, perché stanno un po' ferme, si muovono appena, però se gli passi vicino nella giusta maniera reagiscono. Scoppiano di salute sti pesci. Dai, è così. Penso che gli chiacchiere stanno quasi a posto, ormai parlo poco, pesco solo. Tanto quello che abbiamo detto. Siamo quasi in chiusura, ragazzi. Proviamo a prendere l'ultima drote. Vai. Vai così. Quasi in chiusura, ragazzi. Che bello il rumore della frizione. Ah, che bello. E vai. Zompa, zompa. Vai così. Siamo in chiusura, perché l'orario è terminato. Un'ultima cosa che vi volevo dire, in particolare ai pescatori di Roma. Vedo che il canale va bene, mi seguite, un paio di persone mi hanno chiesto qualche volta di organizzare una pescata. È per questo che mi è venuto in mente questa idea. Per chi vuole, potremmo fare un bel gruppo di WhatsApp. Mi mandate un bel messaggio tramite YouTube col numero vostro, io me li segno, apro sto gruppo, mano a mano aggiungo gente. Perché così, quando capita che se vuole organizzare una pescata, si dice: guarda, io domani vado là, io tra 4 giorni vado là, vado al lago, vado al fiume. Così si pesca insieme, perché in compagnia si pesca sempre bene. Nel caso si vada a pescare in libera c'è maggior sicurezza, perché l'unione fa la forza, e se ci rompe il cazzo qualcuno gli menamo. E vabbè. E spero che la cosa vi faccia piacere. Grazie che mi avete ascoltato il discorso di prima. Avevo bisogno di parlarne un pochetto. E dai laghi le colline per oggi è tutto. Un saluto da Stefano. E questa è Pesca Zozzona. A volte vi, a volte da pin del culo. Ciao a tutti, al prossimo video.